Se non è una cosa difficile, non ci piace. Guidare centinaia di chilometri di sterrato verso l'Argentina con un radiatore rotto non è la scelta che tutti vorrebbero fare. Ma qui, in questa zona remota del Cile, in cui abbiamo sognato di viaggiare per anni, nessuno può aiutarci. Se dovessimo farci spedire un radiatore nuovo qui, è probabile che lo andremo a ritirare sotto un cumulo di neve. Ci vuole tempo e le stagioni lo scandiscono molto bene. La Carretera Austral è forse il paradiso naturalistico più selvaggio che abbiamo mai incontrato in Sud America. Neve e ghiaccio hanno scolpito questi fiordi dove Pinochet decise di fare una strada di 1200 km, terminata solo negli anni 2000. Una strada della generazione Z, potremmo dire. Questo ci ha messo tanta curiosità addosso, anche perché i tempi cambiano in fretta, il paesaggio si evolve e i ghiacciai si sciolgono. E ovviamente la natura si trasforma. Sapere che questo posto ha un basso impatto antropico lo rende assolutamente una meta imprescindibile. E noi con il nostro van abbiamo sicuramente colto l'essenza di questa Patagonia cilena, solo che ora si è rotto il radiatore e il nostro viaggio sembra faccia acqua da tutte le parti. Ci siamo lasciati esattamente così nell'ultimo video. La speranza di continuare il viaggio verso la fine del mondo è legata a una polverina magica, ma vediamo un po' che succede. Attenzione, attenzione, attenzione. Ieri abbiamo tenuto acceso il motore come da istruzioni. È incredibile, la perdita è diminuita tantissimo. Questa mattina ho trovato solo qualche goccia e ieri sera ha perso veramente poco, cosa che mi rassicura, mi rincuora, anche perché oggi è il giorno della frontiera, si torna in Argentina. Oggi lasciamo la Carretera Austral dopo una settimana bellissima e diciamo che il timore che avevo ieri di non poter arrivare in Argentina oggi c'è meno. Dovremmo arrivare, però per sicurezza ho comprato un altro di quei cosi che consiglio di avere sempre con sé, è veramente miracoloso. Quindi adesso partiamo subito perché dobbiamo fare 80 km per arrivare in Argentina e poi ben 250 km penso di sterrato per arrivare nella città della salvezza che si chiama Gobernador Gregorio, in mezzo alle Pampas in Patagonia. Questo è l'ultimo posto che ci ha ospitato questa notte, veramente bello, l'acqua ovviamente è cristallina, si può bere. Ci starebbe un altro bagno, però per ora mettiamo solo i piedi. C'è proprio una bella corrente. E stamattina ho fatto anche il pieno al Ducato con il diesel che ci avevamo portati dall'Argentina, perché lì costa 45 centesimi al litro e qui costa ben 1,45 euro. Comunque per chi volesse percorrere la Carretera Austral è veramente un itinerario molto semplice, molto ben segnato. Ci sono tantissimi ciclisti ed escursionisti che la percorrono tutta praticamente. Noi abbiamo evitato i traghetti perché sono molto costosi, però si può scendere ancora un po' e poi da Puerto Higgins ci si può collegare al Chaltén in Argentina e continuare il proprio viaggio verso sud. La Carretera Austral è asfaltata per metà, l'altra metà è un ottimo sterrato. Non serve un mezzo 4x4 per visitare nessun posto, tranne se non ci si vuole perdere nella Patagonia. Quindi siamo davvero soddisfatti. Adesso accendiamo Nirvan e cominciamo la strada verso la frontiera. Thank you.
carrettera Austral e ci dirigiamo verso la frontiera argentina. Si torna in patria, possiamo dire. Siamo entrati nel parco Patagonia. Ah, qui c'è degli animaletti, sembrano quasi dei canguri. Siamo entrati nel parco Patagonia e abbiamo trovato tantissimi guanacos. Sono simili alle vigonias che abbiamo incontrato negli altri paesi, Ecuador, Perù. In questo momento stiamo cambiando paesaggio perché in questa parte della Patagonia c'è più un paesaggio desertico, quindi non incontreremo più la vegetazione che c'era prima, ma ci sono montagne desertiche che ci ricordano un po' il Perù e la Bolivia. E quando entreremo in Argentina questo paesaggio dovrebbe essere ancora più accentuato. Questa è la strada corrugata che uccide qualunque tipo di mezzo. In spagnolo viene chiamato serrucio. Praticamente sono queste cunette che si formano e fanno tutte queste vibrazioni che non si riesce neanche a parlare. Poi ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi le prende piano e c'è chi le prende forte, dove le vibrazioni dovrebbero azzerarsi, ma in realtà tutti e due i tipi di scuole di pensiero rovinano il mezzo. Noi cerchiamo di evitarle il più possibile, questa è la nostra scuola di pensiero. L'origine di queste cunette ovviamente è il vento fortissimo che c'è in questa zona. Qui c'è un blocco stradale, ma ci fa piacere aspettare che i loro culetti si muovano. Che belli che sono! Siete bellissimi! Siamo fermati per pranzare, mancano solo 3 km alla frontiera e se siamo arrivati fin qui vuol dire che la polverina magica sta funzionando. Sono andato a vedere prima e la perdita si è ridotta notevolmente, sta perdendo pochissimo ogni tot, non l'abbiamo ancora rabboccato. Questo è il paesaggio che abbiamo davanti, c'è un vento pazzesco, penso che si senta. Qui c'è un aeroporto e non so davvero i voli come facciano ad arrivare. Cosa propone lo chef? Oggi pasta al sugo. Stiamo per arrivare al controllo dei carabinieri dal lato Cile. Non c'è nessuno, c'è un vento pazzesco. Stavamo volando via prima solo per uscire, per entrare dietro a mangiare. Vediamo un po' come va. Ecco qua la frontiera, lato cileno. Io non voglio scendere, se si può fare non tutto... Non possono venire loro qua. Ok. Usciamo dal Cile, questa volta sono stati molto gentili. Grazie. Quando si tratta di uscire è molto semplice, il problema è entrare. Qua ci sono tutte le casette perché ovviamente essendo nel mezzo del nulla dormiranno tutti qua. È la prima volta che la dogana e la migrazione viene fatta dai carabinieri cileni. Prima volta.
viaggiando in camper tra Cile e Argentina, noi possiamo entrare e uscire tantissime volte, penso quante volte vogliamo, non c'è un limite, penso che ci sia il limite soltanto relativamente ai 90 giorni. Non è sempre così negli stati che abbiamo attraversato, quindi noi potenzialmente potremmo entrare e uscire tutti i giorni, però poi si farebbero due domande. Ed ecco il confine ufficiale, grazie per la tua visita, ci dice il Cile, e questo è il confine con tutto il filo spinato. Come mi piace questo cartello. Bienvenidos alla Repubblica Argentina. Adesso facciamo i nostri ultimi controlli di oggi, speriamo vada tutto bene. Intanto il radiatore regge. Anche qui frontiera molto rustica nel cuore della Patagonia. Controllo dalla parte argentina, sono stati veramente gentilissimi, è tutta un'altra cosa rispetto ai controlli con i cileni. Gli argentini sono veramente scialli, proprio simpatici, ci siamo messi un po' a chiacchierare, ci hanno raccontato un po'. Adesso entriamo di nuovo in Argentina, che bello! Muchas gracias, hasta luego! Ci hanno detto che loro fanno dei turni di 30 giorni e per 30 giorni rimangono qua in mezzo al nulla e si portano il cibo per tutta la durata del loro turno, quindi non so al 30° giorno cosa gli rimarrà da mangiare, però adesso stavano per finire il turno, quindi erano molto contenti. Adesso ci aspettano 140 km per arrivare a Governador Gregorio, dove cercheremo di riparare il radiatore che si sta comportando benissimo, benissimo, bravo! E con queste immagini vi raccontiamo i primi chilometri del sud della Patagonia argentina. La vista diventa molto più ampia, tornano le rocce colorate e il vento incessante trasmette movimento al paesaggio. Non è raro incontrare gli struzzi che abitano queste zone. Si chiamano nandù e sono la specie di uccelli più grande del Sud America, anche se non sanno volare. Abbiamo percorso i primi chilometri qui in Argentina e ci sembra davvero di essere in un documentario. Questa strada che abbiamo fortemente voluto dà praticamente una visione di quello che è la Patagonia nell'immaginario collettivo, ovvero non solo fiumi, laghi e montagne innevate, ma anche questo paesaggio desertico con dei corsi d'acqua e la vegetazione rada, con tanta fauna locale. E siamo stati anche fortunati perché avevamo dalla nostra il sole che era dietro di noi, il vento che era a favore e siamo arrivati al tramonto dove tutti gli animali erano fuori. Abbiamo trovato un posto per la notte vicino a una laguna che adesso è secca. Siamo abbastanza al riparo dietro un masso molto grande. Adesso c'è tantissimo vento e domani ve lo faremo vedere meglio.
Oggi la descrizione del campeggio la facciamo dal nostro van, perché è impossibile registrare fuori. C'è un vento pazzesco. Tutta la notte il van ha ballato di brutto, impedendoci di dormire per bene. Però stamattina c'è il sole, dobbiamo fare ben 319 km con il radiatore in queste condizioni. Ieri mi sono sbagliato, non sono 140. Quindi ci mettiamo subito in viaggio. Ci troviamo nella piena Patagonia. Qui ci sono molti laghi che al momento sono asciutti perché non è la stagione delle piogge. La vegetazione è ovviamente molto bassa perché ci sono dei venti che trasporterebbero qualsiasi cosa. Un bel posto, devo dire, comunque. Adesso ci prepariamo e si va con un occhio aperto e un occhio chiuso perché stiamo un po' dormendo. Monumento in onore dei Gaucho. Eccoci nella via principale. Classica configurazione del paesino argentino, con la via principale dove c'è una via verde al centro. Eccola qua. Sempre in tutti i paesini argentini, fateci caso, c'è questa stradina, questo corridoio verde. Ovviamente la prima cosa che faremo è quella di precipitarci a mangiare qualcosa. Finalmente torniamo a mangiare cibo argentino. Qua c'è un negozietto, dicono sia buono, hanno empanadas e quant'altro, quindi andiamo a vedere cosa c'è. Tiriamo fuori la grana qua. I nostri pesos argentinos, che tra l'altro il taglio più grande è di 1000, che vale 2,50 euro più o meno, quindi abbiamo un malloppo. Questi qui sono 100 euro. Facciamo anche un po' di diesel in questa stazione di servizio rosa, molto remota. Facciamo un controllino al radiatore senza volare via. Incredibilmente sembra andare tutto bene, non c'è nessuna perdita e il livello rimane invariato da quando siamo partiti. Il motore è tutto sporco. Siamo stati davvero fortunati. Questa polverina qui, cioè ve la faccio vedere, si chiama Cooling System Stop Leak, cioè ci ha salvato la vita in 15 minuti ed è costata 3 euro in Cile. Consiglio a tutti di portarsela perché vi può salvare la vita come ha fatto con noi. Comunque adesso ci rimettiamo in viaggio, mancano 50 km all'asfalto della ruta 40 che riprendiamo un po' più a sud.
Questa strada è veramente incredibile. Dietro di noi c'è il Parco Nazionale Perito Moreno con la vetta del Monte San Lorenzo a 3700 metri, ovviamente tutto ghiacciato. La strada sterrata sta davvero finendo. È stata una delle più grandi avventure del nostro viaggio. Cosa manca a tutto questo? Solo un radiatore nuovo. E speriamo proprio di trovarlo.